Nel 1967 Luigi Tenco si toglieva la vita. Luigi Tenco si toglieva la vita in seguito al risultato finale del Festival di Sanremo come segno di protesta contro quel festival che non aveva premiato la canzone, la musica, l'artista, il testo e tante altre cose, ma aveva seguito una dinamica di mercato che non dipendeva dal pubblico, ma anzi che cercava di imporre al pubblico un prefissato gusto musicale definito dalle etichette discografiche che appunto cercavano di imporre i propri vincitori e di far apparire una canzone per quella che non era. Ma si sa, il mondo discografico fa questo, ha sempre cercato di portare avanti i suoi artisti, i suoi musicisti, alterando le classifiche. Le classifiche servono a questo, a far sembrare un cantante più di quello che è. Uno dei miei artisti preferiti, Jimi Hendrix, il suo primo disco, è stato portato in classifica tramite una manovra di marketing dei discografici. Ovvero, hanno comprato, stesso i discografici, tutte le copie del disco presenti nei negozi, così che quando le persone andassero a chiedere, quando i negozi erano affollati, andavano lì a chiedere: c'è il disco di Hendrix? E loro, i negozianti: no, no, tutto esaurito. E quindi la gente si chiedeva: ma chi è Hendrix? Perché tutto esaurito? E quindi ordinavano altre copie. E Hendrix diventava popolare. Ora, Hendrix era anche il più grande chitarrista mai esistito, e quindi ben venga nel suo caso la strategia di marketing, qualcuno potrebbe dire. Però è comunque una strategia di marketing fatta per vendere. Le classifiche sostanzialmente servono a questo, a dare un'impressione della musica diversa da quella che è. E a proposito di classifiche, pensiamo alla classifica di questo 67esimo Festival di Sanremo. Una classifica che, in qualità di massimo esperto di musica di Sanremo qui su YouTube, non potevo far altro che predire con largo anticipo. Molto prima che venisse definita la classifica, io ho scritto un post su Facebook dove annunciavo quella che ipotizzavo sarebbe stata la classifica finale, indicando i nomi di Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Michele Bravi. Casualmente questi nomi sono i primi quattro classificati. Ovviamente sono il più grande analista e massimo esperto di musica qui su YouTube, non potevo far diversamente, ma comunque pensiamo alla classifica, pensiamo soprattutto a Rovazzi e al suo brano, un brano che viene presentato come un brano impegnativo, un brano che non è un brano impegnativo, perché? Perché il brano di Gabbani è esattamente come Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi. Tra l'altro credo di aver detto Fabio Rovazzi poco fa, ma chi se ne frega, i due nomi sono intercambiabili, il livello è lo stesso. C'è però una differenza enorme tra i due musicisti, tra i due cantanti. Fabio Rovazzi è consapevole del fatto che le sue canzoni siano solo canzonette, sono canzoni banali che non vanno prese sul serio, che lui per primo non prende sul serio. Nessuno si penserebbe, sognerebbe mai di dire che Rovazzi è un cantautore impegnato. Gabbani, al contrario, sì. Gabbani si prende sul serio. Gabbani finge di essere un cantautore intellettuale, finge di essere un intellettuale, un cantautore impegnato. Magari non sa neanche cosa significa Pantarei. Finge di aver portato qualità a Sanremo, che assolutamente non è, perché ha portato una canzone estremamente incoerente con se stesso. Gabbani appare sull'Ariston un anno fa con Amen, si ripresenta tra i big quest'anno con Occidentali Scarma, due canzoni diametralmente opposte, due canzoni con un messaggio di fondo estremamente lontano tra di loro, ma non perché sono due temi distinti, perché sono lo stesso tema visto in maniera diametralmente opposta. C'è una fortissima incoerenza nel personaggio di Gabbani, nelle sue canzoni. Una roba che neanche Giuliano Ferrara, che ricordiamo nasce nel Partito Comunista Italiano e arriva in Forza Italia. Stiamo parlando di questo. Cantautore impegnato? No. Cantautore impegnato lo immagino come una persona coerente con se stessa. Una persona con delle idee e degli ideali che lo accompagnano per tutta la vita, e se cambia idea non lo fa in meno di un anno. Francesco Cuccini, che è il mio cantautore preferito, nel suo primo disco apriva il suo primo disco con il brano Noi non ci saremo, chiude l'ultimo disco con L'ultima Tool. Se si prendono i testi Noi non ci saremo e dell'Ultima Tool e li si fonde insieme,
C'è una sinergia straordinaria, le due canzoni sembrano un'unica canzone, c'è continuità, 50 anni di carriera, Guccini non è cambiato di una virgola. Gabbani in meno di un anno è cambiato, ha rinunciato a se stesso diventando qualcun altro, cioè vede il mondo con occhi completamente diversi da quelli che aveva appena un anno fa. E quindi questo. Sanremo? Sanremo è il solito, tradizionale, normale, banale, mediocre festival italiano. Un festival dove la musica non viene premiata, anzi, il miglior arrangiamento, il brano che vince il miglior arrangiamento, viene eliminato dalla gara dalla giuria di qualità. E qui verrebbe da chiedersi, qualità di che? Di che qualità stiamo parlando? Visto che il miglior arrangiamento è assegnato dall'orchestra, musicisti, artisti, professionisti estremamente competenti e qualificati che premiano una canzone, che però è stata eliminata dalla giuria di qualità. Quindi con che orecchie avete ascoltato quelle canzoni? Il miglior venduto, il più venduto, Gabbani, sì, su Team Vision però, perché poi se si guarda ai numeri di altri programmi di streaming si hanno risultati diversi. Insomma, il solito Sanremo.